del canale Tao Power Life. Oggi predichiamo Soul Power e utilizzeremo Soul Power insieme alle altre tre tecniche, quella del corpo, quella della mente e quella del suono, per andare a guarire, a ridurre gli effetti della rabbia. E come sappiamo, ogni eccesso emozionale produce uno squilibrio. Lo squilibrio emozionale produce un'alterazione del flusso energetico e questo determina, quindi in relazione alla teoria dei cinque elementi e delle associazioni tra elemento, organo e meridiano, che cosa determina un effetto negativo sull'organo direttamente coinvolto dall'emozione ad esso associata. L'emozione associata alla rabbia è legata al fegato, quindi c'è una stretta connessione tra la rabbia e il fegato, e così è possibile che chi abbia una malattia al fegato, quindi sia più incline alla rabbia, così come al tempo stesso, secondo la medicina tradizionale cinese, eccessi di rabbia a lungo andare possono determinare una patologia a carico del fegato, come può essere l'epatite, la cirrosi o anche il cancro al fegato. Ecco perché? Perché chiunque avrà sperimentato uno stato di rabbia e in quella situazione avrà sperimentato anche la perdita di appetito. Quindi, che è uno degli effetti prodotti dalla rabbia, perché quando la rabbia determina quindi uno squilibrio energetico, cioè quando siamo arrabbiati vibrano in maniera eccessiva le cellule del fegato per l'associazione di cui dicevamo. E questa radiazione di energia dal fegato crea una pressione sullo stomaco che determina la perdita di appetito. Ma questo è uno degli effetti prodotti da un eccesso di rabbia, perché abbiamo visto che nel tempo questo eccesso di energia, quindi questa iperattività delle cellule del fegato stimolate dalla rabbia, può portare ad un blocco energetico. I blocchi energetici sono all'origine della malattia, e così se il blocco si origina nel fegato e nel tempo può degenerare in una malattia. La tecnica che oggi vedremo, in particolare le quattro tecniche che oggi utilizzeremo, servono proprio a andare a portar via in stati di rabbia o questo eccesso di energia, quindi impedendo che si crei un blocco energetico e quindi una patologia nel tempo a carico del nostro fegato. E utilizzeremo il potere dell'anima, quindi l'invocazione diretta all'anima del fegato, utilizzeremo la posizione del corpo, utilizzeremo il potere della mente, la visualizzazione, utilizzeremo anche un suono. Allora, andiamo subito con l'invocazione e l'utilizzo del Soul Power. Noi sappiamo che ogni essere vivente, ogni cosa ha un'anima, e nell'era della luce dell'anima, quella che stiamo vivendo, cominciata nel 2003, 8 agosto, è il potere dell'anima è sopra ogni cosa. Guarisci prima l'anima e poi la guarigione della mente e del corpo seguirà, è uno dei pilastri del Soul Power. Così allora possiamo rivolgerci anche in tutti i casi di eccesso, quindi di rabbia e di patologia a carico del fegato, direttamente all'anima del fegato, dicendo con il sello healing: cara anima, mente, corpo del fegato, io ti amo, ti onoro e ti apprezzo. Tu hai il potere di guarire te stesso, quindi il fegato, perché in seguito ad episodi di rabbia ho un blocco del fegato. Quindi ti prego, fai un buon lavoro, io sono eternamente grato, ao, 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 cioè tutto è perfetto, 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 grazie, grazie, grazie. Ora andiamo ad utilizzare le altre tre tecniche, e cioè quella della posizione del corpo, utilizzeremo mano vicino, mano lontano,
metteremo la mano destra vicino al fegato a 10 cm. Questo permetterà di creare un campo energetico ad alta intensità. Metteremo al doppio della distanza, se qui è 10 a 20 cm, la mano con il palmo rivolto verso l'addome, che è l'unica zona che può ospitare eccesso di energia nel corpo. Sappiamo che l'eccesso di energia negli organi, l'eccesso di dolore può far collassare e produrre danni. Quindi noi che cosa facciamo? Creiamo con la mano lontana un campo energetico a bassa intensità, sul fegato ad alta intensità, sul basso addome creiamo un campo energetico a bassa intensità, l'energia tende a fluire naturalmente dai campi energetici ad alta intensità ai campi energetici a bassa intensità e manteniamo questa posizione dai 3 a 5 minuti. Abbiamo fatto l'invocazione dell'anima e manteniamo la posizione del corpo per tutta la pratica e adesso andiamo invece a utilizzare il potere della visualizzazione. Visualizziamo, mentre stiamo in questa posizione, un flusso di luce dorata che si sposta dal fegato verso l'addome. Quindi stiamo contribuendo anche con il potere della mente, non solo quello del corpo, non solo con l'invocazione dell'anima, a far defluire l'energia, l'eccesso di energia creato dalla rabbia, dal fegato al basso addome. E visualizziamo ancora questo flusso di energia dorata che procede verso il basso. E quando abbiamo visualizzato per diversi minuti questo flusso, andiamo a visualizzare il fegato libero dell'energia di colore verde brillante, perché in medicina tradizionale cinese il verde è il colore associato al fegato, per cui il verde brillante andrà a indicare uno stato di salute del fegato, quando prima invece era congestionato dall'eccesso di energia. E poi andiamo ad utilizzare l'ultima tecnica, mentre manteniamo la posizione e nel contempo visualizziamo il flusso di energia che scende verso il basso addome, utilizziamo il potere del suono, un mantra, due numeri cinesi, il numero cinese 7 che è associato al fegato ed è C, determina, fa vibrare le cellule del fegato e poi andiamo con Jo, numero 9 cinese, e la pronuncia numero 9 cinese che fa vibrare le cellule del basso addome. Quando andiamo ad inserire il suono C e poi lo facciamo seguire dal suono Jo, è come se stessimo dando un comando, facciamo vibrare prima le cellule del fegato e poi quelle dell'addome, stiamo portando l'energia in eccesso dal fegato all'addome. Quindi stiamo dando un comando, il primo numero mi dà l'origine, il secondo numero mi dà la destinazione del flusso di energia. E così abbiamo chiesto al fegato, all'anima del fegato, di rimuovere il blocco. Abbiamo visualizzato, abbiamo attraverso la posizione delle mani, stiamo facendo defluire quindi l'eccesso di energia dal fegato al basso addome. Visualizziamo questo stesso flusso anche attraverso il potere della mente e poi cominciamo a fare Cigio, 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 Cigio per alcuni minuti. Cigio, 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 Cigio. Visualizziamo nel contempo, manteniamo la posizione. Cigio, 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 anche a bassa voce. Cigio, 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 sentiamo quando facciamo C, come vibra la parte del fegato, ci 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 ci, con Jo invece l'addome, Jo Jo Jo, ci Jo ci Jo ci Jo ci Jo ci Jo ci Jo, e dopo qualche minuto lasciamo andare le braccia in questa posizione, sentiamo che le mani sono cariche di energia, sono state il veicolo quindi di movimento dell'energia del corpo da una zona all'altra, stiamo per un po' di tempo in questa posizione. Più tempo riusciamo a stare nella fase iniziale del pre-rilassamento, prima dell'esercizio, nella fase finale,
più efficacia diamo anche alla nostra pratica. Apriamo gli occhi e diciamo anche in aggiunta che la pratica costante di questo esercizio, portando quindi dei benefici sul fegato, può portare e potreste scoprire quindi nel tempo che di avere anche altri benefici dove agli occhi e anche ai tendini, perché c'è uno stretto collegamento tra fegato e tendini e occhi, secondo quindi la medicina tradizionale cinese. L'elemento chiave, l'elemento importante di questa pratica è la costanza nell'esecuzione. Abbiamo illustrato ben quattro tecniche, la tecnica quindi dell'anima, il potere dell'anima, il potere della mente, il potere della posizione, il potere del suono. Sono quattro tecniche che possono essere effettuate contemporaneamente se ne abbiamo la possibilità, ma potremmo anche sperimentare il potere di ciascuno, quindi farla in maniera isolata a seconda della situazione in cui ci troviamo. Potremmo trovarci in una situazione in cui non possiamo utilizzare la posizione. Stiamo ad esempio in attesa all'interno della metropolitana di un autobus e di un taxi e quindi potremmo utilizzare il potere della mente e non quello del suono, quindi il potere della mente ma anche il potere dell'invocazione dell'anima. Quindi possiamo utilizzare queste tecniche in qualsiasi momento della giornata, non c'è un limite, almeno 3-5 limiti e 5 minuti, ma più si pratica e più facilmente si ottengono i risultati. Tecniche semplici, ma la via di ottenere risultati, come ci insegnano i nostri antichi maestri taoisti, la via è semplice. È quella che dovremmo perseguire per ottenere maggiore salute e maggiore vitalità. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete queste tecniche salutari e le condividiamo con il nostro oceano, no? All'interno del quale noi tutti ci muoviamo, per rendere più pulito, sano e vitale l'oceano intorno a noi. Ci vediamo alla prossima pratica on Top of Life. Grazie.